Proprio davanti alla cattedrale di Carpi, fortemente lesionata dal terremoto del maggio 2012, si è tenuta sabato mattina la solenne liturgia per la beatificazione di Odoardo Focherini. Erano presenti oltre 5.000 persone provenienti da molte parti d'Italia e anche d'Europa. La numerosa famiglia, nata dal matrimonio di Odoardo con Maria Marchesi, ha offerto la fede nuziale del martire, venerata ora come reliquia, in mancanza del corpo andato disperso nei forni crematori di Hersbruck. Il rito è stato presieduto a nome del Papa dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. Accanto a lui il vescovo di Carpi, Monsignor Francesco Cavina, con i vescovi emeriti. Focherini era originario della Val di Non, ma ha trascorso a Carpi gran parte della sua breve esistenza. Impegnato in parrocchia, diventa presidente diocesano dell'Azione Cattolica, promotore dello scautismo cattolico, delle opere caritative della San Vincenzo e dell'Unitalsi. Svolgendo la professione di assicuratore, viaggia nel nord Italia per poi collaborare con il quotidiano cattolico L'Avvenire d'Italia, con sede a Bologna, e con L'Osservatore Romano. Dopo l'avvento delle leggi razziali del fascismo, si dedica con molti rischi alla organizzazione di una rete clandestina di aiuto agli ebrei, salvandone un grande numero. Arrestato a sua volta, muore il 27 dicembre del 1944 a 37 anni nel lager di Hersbruck. Alla celebrazione erano presenti una delegazione dell'Azione Cattolica Nazionale, la direzione di Avvenire, con molti giornalisti dell'Emilia-Romagna. È stato ricordato come di fronte a tante difficoltà Focherini amava ripetere: «Io faccio quello che posso, dove non arrivo io, arrivi Dio, perché io lavoro per Lui e Lui è impegnato ad aiutarmi».